Bentornati a Vera Mattina. Adesso vogliamo raccontarvi una bella storia, una storia di amicizia ma anche di inclusione. È la storia dei Belfortissimi. Questo è il nome di 5 ragazzi. I loro nomi sono Marco, Davide, Manuel, Cristiano ed Adam, che uniti appunto da questo legame così forte hanno deciso di intraprendere un'avventura insieme. Intanto godiamoci queste immagini. Questa è l'Italia che vogliamo raccontarvi. Io saluto Marco Schiaratura, buongiorno, è qui accanto a me. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti. In studio ci sono anche 2 dei 4 tuoi amici, che sono Davide Cappellacci e Manuel Sebastiani. Ciao. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. In collegamento abbiamo poi la restante parte della squadra, ovvero Cristiano Schiaratura e Adam Mario Matteucci. Dovrebbero essere in collegamento con noi e tra poco li saluteremo, perché vogliamo raccontarvi questa storia che insomma vi riguarda tutti. Intanto vorrei partire da te, Marco, per spiegarci un attimino come è nato il tutto. Sì, il tutto è nato già da diversi anni. Belfortissimi esistono già dal 2016. Abbiamo già organizzato un paio di eventi e il Cammino di Santiago è l'ultimo di questi. Ma come è nato questo progetto, diciamo? Ma il progetto è nato come una sorta di unione dei giovani delle nostre zone, in cui noi ci mettevamo insieme, organizzavamo delle serate, degli eventi. Già nel 2016 abbiamo organizzato e gestito una cena medievale ospitata al nostro castello di Belfort Alisauro. E l'anno dopo invece abbiamo organizzato un'asta di beneficenza e poi siamo nel 2021 col Cammino di Santiago. Io sono particolarmente contenta di averti e di avervi qui tutti, perché purtroppo noi giornalisti spesso siamo costretti, ma è un nostro dovere farlo, di raccontare fatti incresciosi, no? Anche che riguardano il bullismo, quindi tutte queste forme no, di cattiveria che ci sono e che passano soprattutto attraverso il web. Voi invece siete un bel esempio, mi piace soprattutto perché siete giovani, e quindi vorrei chiederti a te, ora sicuramente avrai avuto le tue difficoltà, però qual è stata la tua arma vincente? Ecco, questa amicizia che hai stretto con i tuoi compagni? Sì, è un'amicizia che c'è da sempre, fin da quando siamo piccoli all'asilo. Quindi credo sia proprio l'amicizia il punto di forza. Vi ha fatto sicuramente crescere insieme, o no, ragazzi? Parlatemi un po' intanto di questo vostro rapporto. Parto, non so, da Davide. Sì, noi siamo amici, cioè andavamo all'asilo anche insieme, siamo sempre cresciuti uscendo e frequentandoci sempre. E siamo molto uniti tra di noi. Penso che siamo un gruppo molto unito e non so. Manuel? Beh sì, siamo un gruppo molto unito, perché sennò era impossibile stare 50 giorni insieme e fare il Cammino di Santiago. E per voi la disabilità non è stato un ostacolo, o perlomeno avete voluto anche sfidare, no? I limiti che possono palesarsi lungo il cammino. In questo caso è stato un cammino bello tosto, no? Sì, no, non è stato un problema, anzi, ci ha spinti a fare meglio
e a riuscire a fare questa impresa. Con quale diciamo intento? Voi che cosa volete raccontare, Marco? Un semplice viaggio oppure una storia? È un viaggio che racchiude in sé una storia. Una storia di semplice amicizia, inclusività e genuinità. Quindi è un viaggio che prima di tutto abbiamo fatto per noi stessi. Certo. E poi a noi fa sempre piacere se il nostro viaggio susciti delle emozioni e incoraggi la gente. Infatti. Con il nostro messaggio. Cristiano e Adam. Ci siamo. Buongiorno, vorrei anche vedervi. Eccoli. Ciao ragazzi. Oh, intanto ciao. Vi ho, come dire, tolto dall'impegno scolastico per qualche minuto. Poi per il regalo vi mando l'indirizzo, Scherzo. Allora, mi raccontate un po' meglio come è nata questa idea e poi soprattutto io voglio sapere un po' del viaggio. Chi me lo racconta? L'idea... Sì, vai. Come ha detto prima Marco, non è nata di recente, è una cosa che già c'era. E volevamo ampliare questa organizzazione, diciamo, che è ben fortissimi, con un nuovo obiettivo da raggiungere. E come obiettivo ci siamo fissati il Cammino di Santiago, che magari inizialmente era un'impresa che per molti non era fattibile, oppure infatti... era un'impresa molto difficile, però noi con un po' di determinazione siamo riusciti a fare tutto questo cammino e comunque a dare un messaggio anche agli altri. Mi raccontate qualche episodio, magari un episodio difficile, un momento critico, e invece un episodio simpatico. Vabbè, i momenti anche più critici, quelli all'inizio diventavano anche la convivenza. La convivenza? Ci sono stati litigi? Perché, siamo amici fin da piccoli, però vivere 50 giorni insieme, mattina e sera, cioè, stando proprio sempre insieme, all'inizio è stato difficile perché non è una cosa normale che sia facile, diciamo. Siamo amici, però è sempre una stretta convivenza, ecco. Marco, qual è il ricordo più bello che hai di questo viaggio? Se dovessi sceglierne uno? Ma uno non... Un giorno, non so, un... Uno di preciso, una tappa. Non saprei, però sicuramente è stata una raccolta di bei momenti, bei ricordi. Forse un bel momento è stato anche la vittoria dell'Europeo dell'Italia. O... Fantastico, perché ci si sente ancor più, no? Sì, poi in Spagna. Fantastico, quindi immagino. Per voi ragazzi, invece... raccontatemi qualche episodio un po' particolare, non so. Che nei viaggi accade sempre di tutto, no? Sì. Anche, diciamo, le ultime tappe o quella anche per arrivare a Santiago sono state molto belle, anche emozionanti. Però, cioè, alle ultime tappe, diciamo che avevamo più voglia di finire perché eravamo stanchi. Sì. Dopo tutto il cammino che avevamo fatto e... Quindi sono state più soddisfacenti. Manuel? Il momento più bello è quando, per me, quando siamo arrivati a Santiago, lì nella piazza dove c'era la cattedrale, è stato il momento più emozionante e più bello. Avete conosciuto persone, avete, come dire, stretto anche delle nuove amicizie, conoscenze... Allora, diciamo, il Covid non ha aiutato perché, come in tutti gli ambiti, anche il cammino un po' ne ha risentito. Però è uno dei cammini più famosi al mondo, se non il più famoso, quindi vedevi continuamente gente arrivare da qualsiasi posto. Quindi incontravamo ragazzi spagnoli, francesi, inglesi e anche loro sono stati una sorta di compagni di viaggio. Ma erano più giovani o adulti? Ma andavano da bambini, adulti a... No, perché io immagino questo,
questo percorso anche come un viaggio un po' introspettivo, no? Sì. Chi lo intraprende lo fa anche con una certa finalità, quindi l'occasione per guardarsi dentro, non so, quindi mi sorprende che poi questa scelta venga fatta da ragazzi così giovani. Quindi vi chiedo se qualcosa in voi è cambiato dopo questa esperienza, non so, avete avuto modo anche di riflettere sulla vita, poi questa è un'epoca anche molto, no, particolare, la pandemia, sì, che ci ha un po' veramente tutti messi in stato di fermo, quasi, un po' tutti, e specialmente voi che avete tutta la vita davanti e quindi avrete sicuramente voglia di fare. Per te che cosa ha rappresentato questo viaggio, Marco? Questo viaggio ha rappresentato in primis, come dico sempre, l'amicizia è stato il cardine del viaggio, però sicuramente ti fa capire certe cose di te, dei tuoi amici che magari prima non sapevi. Davide, Manuel, per voi che cosa ha significato questo? Per me è ancora presto per dirlo, perché sto ancora realizzando. Penso che lo capirò più avanti, però il fatto di non mollare mai di fronte alla difficoltà, di sempre dare il massimo e con la forza dei tuoi amici, anche con l'aiuto loro, di riuscire a far tutto, cioè superare qualsiasi ostacolo. Lo chiedo anche a Manuel, nel frattempo se possiamo vorrei mostrare anche il portale dei Belfortissimi, questo sito veramente ben fatto dove raccontate un po' tutte le vostre esperienze. Tu Manuel, che mi dici? Sei cambiato? Sei cresciuto? Sì, non so. Questo viaggio mi ha cambiato la visione, magari che avevo alcuni problemi nella vita o delle difficoltà, invece dopo che sono tornato ho visto che queste difficoltà così erano molto piccole a differenza di quelle che abbiamo anche intrapreso nel cammino. Quindi basta solo volerlo fare e ci riesci, ecco. E Cristiano e Adam che mi dicono? A me il cammino, diciamo, ha aiutato a maturare più che altro. Magari vedevo alcune cose con un punto di vista sbagliato e avendo un carattere molto testardo magari mi fissavo che avevo ragione io, mentre adesso magari ho una visione più aperta su alcune cose. L'altro che dice? Sì, perché è un cammino, cioè, molto lungo, quindi spesso sei da solo e il tempo per passare se ne hai tanto, quindi ti fa molto riflettere su quello che fai, su quello che stai facendo e sulle cose anche future. Oh, ma chi è il più severo, il leader, dai, del gruppo? C'è un leader? Se dovessi sceglierlo io direi Marco. Un pregio di Marco? Determinato. Voi che dite? È una persona molto determinata, è una persona che si mette in testa di fare una è cosa... È tosto, si vede. Sì. Gli altri che dicono? Voi? Sì, anche per me. Sì, è testardo in senso buono, diciamo. Sicuramente, dai, determinato. Sì. Allora, abbiamo mostrato il vostro sito. Progetti per il futuro? Adesso come adesso... 2022, no. Non so, prossima estate... No, ancora no. E invece, sì, non è che siamo solo il Cammino di Santiago, quindi potremmo fare anche altre cose, anche oltre il Cammino di Santiago. Beh, sicuramente, noi vi seguiremo. E invece, quali sono i sogni nel cassetto? Questa è l'ultima domanda che vorrei farvi. Marco? Ma sogni nel cassetto... Non so, guardando al futuro, c'è un progetto che ti piacerebbe, non so, anche... pure un percorso di formazione. Ora diciamo che sono... C'è un campo che ti interessa di più. Sono appassionato, molto appassionato di sport, quindi potrei approfondire quell'ambito lì, però ancora... Diciamo, in fase embrionale. Sì, poi siamo in una fase che prossimo anno finisce la scuola, dovremo decidere università, lavoro, quindi... Certo. Probabilmente potrebbe succedere che le nostre vie si separino, però... Ah, ma vi dico per esperienza che la vera amicizia non,
non smette, cioè poi alla fine certo si possono prendere altre strade, ma restano quei legami di sempre. Quindi Davide e Manuel, voi che progetti avete? Io anch'io per adesso sono molto indeciso, però penso di continuare a studiare, a fare l'università. Ancora non so bene l'indirizzo, niente, però... Manuel, a te che campo, che ambito ti affascina? Io vorrei solo finire il liceo e poi insomma, decido più avanti. Prendermi questo diploma sì, e vabbè. Sì. Cristiano e Adam, che mi dicono? A me ancora manca un po', però in testa inizialmente per ora ho quella di andare a lavorare finita la scuola, perché non sono molto appassionato magari di alcuni settori e sono molto incerto. Magari andando sul pratico scopro più cosa mi piace. Insomma, pragmatico. Cristiano? Sì. Adam, scusami. Io cerco di finire il prima possibile la scuola e penso di andare a lavorare come padre. Oh, per chi volesse conoscervi meglio, prima abbiamo mostrato il sì. sito. Ecco, che cosa c'è da sapere ancora, Marco? Su di voi. Allora, un punto di forza nostro è stato sicuramente il nostro essere sufficienti. Noi l'abbiamo creato noi questo progetto, l'abbiamo condiviso, abbiamo fatto in modo che la gente ci supportasse. Anche il sito l'abbiamo fatto interamente noi. E complimenti, è veramente, veramente curato. Ma questa è una parentesi, apro e chiudo. Eccolo qui, stavamo vedendo un attimino. Però questo sito può dare l'opportunità di conoscervi e quindi magari in qualche modo anche seguire un po' le vostre iniziative, ecco, e trarne anche ispirazione, secondo me. Ci sono i canali social, Facebook e Instagram, quindi penso abbiate raccontato e continuate a farlo quelle che sono le vostre, no? Le vostre attività. Qui dove eravate in particolare, Marco? Eravamo in una delle nostre zone, una... Quindi nelle Marche. Sì, sì, eravamo Monte qui Monte con la neve. Sì, neve, pioggia, sole, noi. Senti, invece la sedia che avete utilizzato, per far capire anche un attimino di che sedia si sì, tratta. Un ausilio che è una sedia monoruota, è totalmente manuale, è provvista di un manubrio con tanto di freno. Ok, quindi insomma consente viene... tranquillamente, cioè non vi siete fermati proprio davanti a niente. No? Davanti a niente. Fantastici. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui da noi, davvero. Grazie. E grazie vi faccio un grossissimo in bocca al lupo. Saluto anche Cristiano e Adam in collegamento con noi. Ragazzi, ora si torna in classe. Buona lezione, buon proseguimento, grazie, grazie davvero. Ringrazio Davide e Manuel. Grazie a voi. E ringrazio grazie te soprattutto Marco. Grazie. Sei, vabbè, inutile che io te lo dica, però te l'avranno detto in tanti, ma dato che sei in televisione penso sia giusto sottolineare il fatto che tu sei veramente un esempio e spero che chi ci ascolta possa trarre non solo insegnamento ma anche ispirazione per insomma non fermarsi di fronte ai limiti e raggiungere i propri obiettivi con caparbietà. Grazie. Ti ringrazio. Grazie ragazzi e complimenti a voi e alle vostre famiglie. Grazie davvero. Noi ci fermiamo, una breve pausa per noi e poi vi aspettiamo per una ricetta gustosissima tra poco.